Le piogge torrenziali provocate dalla tempesta tropicale Harvey hanno messo il Texas in ginocchio. Gli sfollati sono migliaia, le vittime accertate 18. Il presidente Donald Trump ha voluto visitare i luoghi colpiti dal disastro insieme con la moglie Melania, in particolare Corpus Christi, dove l'uragano ha toccato terra, e la capitale Austin, da dove viene coordinata la macchina dei soccorsi. Quanto accaduto è storico e di proporzioni epiche, ma lo sapete, è successo in Texas e il Texas può gestire qualsiasi cosa, ha detto Trump subito dopo il suo arrivo. La coppia presidenziale non ha previsto una visita a Houston per non intralciare i soccorsi in una città ancora in piena emergenza, invasa dall'acqua, con migliaia di persone sfollate e accolte in centri di accoglienza in cui è stato decretato il coprifuoco per evitare gli sciacallaggi. Una spiegazione data dallo staff presidenziale anche per giustificare il fatto che Trump si è tenuto lontano dalla gente e non ha incontrato neanche uno sfollato, a differenza di quanto di solito hanno fatto in situazioni di emergenza simili i suoi predecessori. Sorry.